Salve ragazzi di Inside the Game e benvenuti a questo quinto appuntamento con Inside the Tech, la rubrica dedicata al gaming su PC e non solo. Se siamo arrivati alla quinta puntata e ancora non mi hanno fatto chiudere, siamo già a un buon livello. Comunque, dopo aver visto la mitica trilogia Cooler Master durante l'estate e l'ultimo video in cui abbiamo visionato un mouse per la prima volta, il Sensei Rav di SteelSeries, oggi vedremo nuovamente delle cuffie da gioco, ma di un altro produttore. Cosa? Vediamo. Ta-da! Ecco a voi le Logitech G430, detto anche Surround Sound Gaming Headset, ovvero il prodotto di Logitech pensato per il gaming su PC, quindi pensato per avere un'ottima qualità audio in cuffia e soprattutto buono per le chat vocali durante le nostre partite multiplayer. Adesso andremo ad aprire la scatola e a vedere cosa troviamo all'interno. Buon unboxing. Salve ragazzi di Inside the Game, eccoci qui a scartare le Logitech G430. Vediamo cosa troviamo all'interno. Subito un bel po' di plastica da eliminare. Ed eccola qua, senza la copertura plasticosa. Finalmente andiamo ad aprire la scatola. Ecco quello che troveremo all'interno. Via i laccetti. L'accetto 1 e l'accetto 2. Date un attimo di pazienza e riusciremo a penetrare all'interno del castello Logitech. Ecco qua. Via una parte, via i laccetti. Ed ecco qua le cuffie Logitech G430. Intanto andiamo ad aprire quello che troviamo qua all'interno. Come potete vedere, una folta manualistica. Quindi abbiamo la guida all'installazione, le informazioni importanti con la garanzia. Un bel papiro, tra l'altro. Bene. Nella guida d'installazione ci sono varie lingue, spiega varie lingue, inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo e quant'altro, come si installa, cioè come si montano i pezzi del prodotto, cosa troviamo all'interno e così via. Come cambiare le impostazioni di equalizzazione della qualità audio in cuffia, la vedremo poi. Bene. All'interno della scatola troveremo anche un adattatore Logitech in cui possiamo andare a inserire i jack delle cuffie per poi collegare comodamente la Logitech G430 al nostro portatile attraverso l'USB, la presa USB, scusate, e quindi penso venga utilizzato per appunto il software in cui è possibile modificare l'equalizzazione del suono e quindi impostare i settaggi tra alti e bassi. Comunque, come potete vedere, presenta anche un laccio a stretch per poter fermare i fili o comunque ridurne la lunghezza senza creare degli aggrovigliamenti. Il filo è estremamente lunghido, mo estremamente lungo, morbido e sottile e termina a metà con il sistema di controllo dell'audio, quindi con cui è possibile appunto accendere e spengere il microfono in cuffia e alzare e abbassare il volume.
Tra l'altro presenta una comoda clip qui dietro per poterla puntare ai vestiti o comunque poterla fermare da qualche parte e averla sempre a portata di mano in qualunque situazione, visto partite multiplayer, chat, vocali, videochiamate o quello che volete. Andiamo a vedere invece più da vicino le cuffie e quindi il nodo centrale del prodotto, che è la custodia. Via adattatori e cose varie. Ed ecco finalmente il prodotto che ci interessa, quindi le cuffie con il microfono. La costruzione è estremamente interessante perché a differenza di quello che ho potuto provare con le Siemstorm Series 400, le Logitech G340 sembrano estremamente più mobili. Come danno, hanno più giunture e più cardini su cui poter muovere ed adattare a seconda della conformazione della nostra capoccia ogni aspetto della cuffia stessa. Quindi avremo questi fermi, questi snodi ad Y in cui potete vedere ogni singola cuffia può ruotare leggermente e quindi inclinarsi meglio per adattarsi all'orecchio. E poi ovviamente da entrambi i lati la possibilità di allargare per aumentare la circonferenza complessiva delle cuffie. In questo caso è costruita in metallo e sembra anche estremamente solida, molto resistente. Da entrambe le parti, ovviamente, left and right. Il microfono, invece, come potete vedere, presenta una struttura ad L rigida. Su cui fa perno per girare, e poi una parte morbida che migliora l'inclinazione e quindi avvicina il microfono alla bocca. Una soluzione estremamente intelligente che non, tra l'altro, sacrifica il design della cuffia, che è molto aggressivo, tra l'altro, con questi tagli molto particolari. Concludiamo questo primo sguardo al prodotto con le ultime due cose che è possibile vedere così con una prima visione, che sono ovviamente la possibilità di ruotare di 90 gradi i padiglioni auricolari e soprattutto questa copertura che è un tessuto sportivo morbido che serve ovviamente, come viene utilizzato ormai in tutte le cuffie, tutti gli headphone di questa tipologia, per migliorare il comfort complessivo nel suo utilizzo, soprattutto per sessioni prolungate, ovviamente durante partite multiplayer oppure diciamo serate in notturna a massacrare nemici digitali, che come viene pubblicizzato sulla scatola dovrebbero essere rimovibili per una migliore pulizia, quindi per poterli pulire, lavare e poi reinserire. Ovviamente non vi sto a fare vedere al momento perché non sono rinomato per la mia delicatezza. Bene ragazzi di Inside the Game, anche questo video unboxing è terminato. Come potete vedere sono già in fase di test avanzato, sto provando il prodotto e presto troverete sul nostro sito la recensione con la mia esperienza. Adesso proverò le cuffie per le prossime 2 settimane, giocando, ascoltando la musica, facendo videochiamate e così via, e cercherò di parlarvene il più dettagliatamente possibile. Vi ringrazio e alla prossima. We'll be right back.